Hocamızla geçtiğimiz günlerde oturup biraz bu ufukları nasıl genişleteceğimizi dönük çalışma ve konuşma imkanı bulduk. Abbiamo parlato con il mister negli ultimi giorni, come possiamo sviluppare questo orizzonte che si veda al nostro futuro. Ve bugünkü anlaşmamızın temelinde sadece 4 yıldızla kavuşmanın ve bir şampiyonluğu daha yaşamanın hedefinin ötesinde geniş bir vizyon, çok daha geniş bir hedef mevcuttur. Questo è il momento in cui il presidente della Galatasaray sta ovviamente introducendo la conferenza stampa di Cesare Prandelli, che è arrivato davvero qualche secondo fa. Questo sarà un contratto, un cooperazione che durerà per lungo tempo. Cerchiamo di creare, allargare, diciamo, i nostri obiettivi come Galatasaray. Aspettiamo naturalmente le prime domande anche per Cesare Prandelli. Matteo, intanto ti coinvolgo proprio su Prandelli. Primo giorno. Va bene, di Gullè. Sì. Ringrazio il Galatasaray. Ringrazio il presidente Unal Aysal, una persona da subito ho trovato una simbiosi, è un personaggio carismatico, ma quando ti parla ti guarda negli occhi e quando ci siamo parlati la prima volta abbiamo detto che la mia scelta è una scelta sportiva su un progetto vincente. Scelta vincente, ok. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum Galatasaray Spor Kulübü'ne ve başkanına Aysal'a. La traduzione in turco. Dopo ogni risposta di Cesare Prandelli, concludi al volo, Matteo. Ah, intanto mi colpiscono queste prime parole. Colpisce. Con il presidente, perché tiene la storia in primo piano. E questa società ha una storia molto ricca. Başkanla konuşmayı istedim. Unal Aysal, che abbiamo un futuro davanti. Ma burada önemli olan başka bir varsa. Aspettiamo anche le domande sulla Federazione del Calcio, la sua esperienza con l'Italia. Quello che deve arrivare a un obiettivo, creare una squadra vincente, una squadra che offra un calcio non solo bello, ma come dicevo prima, redditizio e vincente. Ho visto il centro sportivo ieri. C'è un'ottima organizzazione, delle persone competenti, professionali, preparate e quindi ci sono i presupposti per lavorare veramente bene. Sembra tra l'altro che proprio per gli spostamenti, la difficoltà di spostarsi in una città anche caotica, un po' come Istanbul, Prandelli abbia scelto proprio di alloggiare nel centro sportivo del club turco, in una villa proprio all'interno del centro sportivo. Proviamo a sentire insieme quella che sarà la prossima domanda. Quindi l'idea di progettare una squadra vuol dire che tutti i tifosi devono pensare allo stesso modo, tifosi, società, tecnici, e il leader deve diventare la squadra. Bir takım kurma fikri için taraftarıyla